Nuovo appuntamento con Cibo e Dintorni, ben ritrovati. Oggi partiamo da Torre del Greco, sempre a caccia di tipicità, e siamo al Magma Sakura, che è molto più di una pizza, e a questa pizzeria noi dedichiamo una parte della nostra trasmissione. Io sono con Ciro Di Giovanni, che è titolare di questo Magma Sakura, che è davvero un luogo incantato, perché non è solo un posto dove rilassarsi magari a bordo piscina, ma è anche un bellissimo ristorante in un ambiente particolare e anche una pizzeria per la quale vi siete inventati qualcosa di davvero straordinario. Che cosa, Ciro? Sì, ci siamo inventati delle pizze star che vengono proposte ogni mese con uno stellato diverso che metteremo in carta, che può trovare ogni giovedì su prenotazione questa pizza star, che è la pizza dei stellati. Quindi ogni mese un diverso chef stellato si inventa tutto sommato un topping particolare e questa pizza soltanto il giovedì e su prenotazione può essere degustata. Ma io non potevo lasciarvi senza avervi presentato Claudio di Siena, che è lo chef pizzaiolo del Sakura Magma, che adesso si sta cimentando nella pizza Dorotea. Esatto. Come è fatta questa pizza? Allora, partiamo con la base di provola affumicata di agerola. Andiamo a mettere una base di provola affumicata di agerola. Andiamo a infornare questa pizza a un forno a 450 gradi. Dopodiché la conderemo dopo l'uscita con vari ingredienti, che sarebbero tonno scottato rosso marinato in salsa di soia e salsa terikai. In più abbiamo degli spaghetti di zucchine sempre in salsa di soia e salsa terikai. Ci abbiamo una mousse di ricotta con grattugiata di limone yuzu, e in più andiamo a finire mettendo un po' di olio d'oliva extravergine e basilico. Una vera pizza star. Una bella pizza star, una vera pizza che abbiamo dedicata alla signora Dorotea Liguori, che è stata la fondatrice di questa bellissima struttura, e grazie allo chef Vincenzo Guarino abbiamo creato questa bellissima pizza. Ecco qua la nostra pizza Dorotea. Allora, vi abbiamo fatto venire un po' l'acquolina in bocca? Vi aspettiamo qui al Magma Sakura, ma se nel frattempo volete invece prepararvi, che so, un sandwich, ecco il consiglio che ha per voi Carlo Olivari. Eccomi qua per il nuovo appuntamento di Fast Good. Questa volta è estate. Cerchiamo di fare un panino rapido, veloce. Ricordiamo che lo stiamo facendo in uno studio professionale, quindi una cosa molto rapida, ma questo è un buon panino da portare in barca per una bella gita al mare. Usiamo una rosetta e adesso capirete perché questo panino è fatto con gli straccetti di burrata di bufala, le acciughe del Cantabrico e le zeste d'arancia. Ho scelto la rosetta perché la rosetta ha in sé una cavità sua, diciamo, naturale, per cui la prima cosa che faccio è colmare quella cavità con gli straccetti di burrata di bufala. È un po' il burro e acciughe un po' più sofisticato. Poi ci andiamo a mettere le acciughe che ho marinato nella menta piperita, darà una grande freschezza al panino, e lo chiudiamo con le zeste d'arancia. Questo, nella sua semplicità, è un panino denso, denso, denso di sapore. Ed ecco il mio panino impiattato. Volendo ci potete aggiungere, ma non a tutti piace, un po' di cavolo rosso, tagliato sottile. Io questo me lo pappo. E ricordate, fast good, very food. Termina qui questa puntata di Cibo e Dintorni. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento presto sui social di vigichannel.com e tra una settimana sempre qui su Canale 8. Alla prossima!